capire se uno ha fatto bene, se ha fatto male, se ha causato del male. I fail hanno dei pattern predefiniti, nel senso che c'è sempre uno schema. Succede il fail, qualcuno lo twitta, viene amplificato, arriva fan della community, quelli fidelizzati, che vengono sbranati prima dai troll e poi dagli haters. Poi arrivano quelli che hanno il blog di social media, lanciano 2-3 provocazioni, fanno gli screenshot e fanno l'articolo. Dopo 2 giorni, di solito la cosa si passa al prossimo fail. Questo è il pattern, cioè il modello di comportamento è quasi sempre questo. Niente di più, niente di meno.